Ebbene ragazzi, eccoci qua E ciao a tornati. tutti, c'è Pete! Eccoci qua tornati su Grounded. Sì, Oddio, ciao a tutti! ho sentito qualcosa, non mi farò tante domande, di un microfono che sta mettendo bene. Diciamo che, come sappiamo, siamo riusciti a sconfiggere questa maledettissima coccinella delle nostre brame, devo dire. Abbastanza anche. Pulita, pulita. Sono dentro. Ah, dobbiamo andare, andiamo, vai, forza! Che sono carico! Sono carico, dove sei, Vincenzo? Qua Peppe, che qua ci sono delle robe Dove? Sono in laboratorio che. io. Non ho preso alcune. Dove Vieni, raccogli andare? questi. Qui, guarda che cosa. Ah, ciao! Ciao Peppe, guarda, io ho fatto un casino contro la coccinella prima, non puoi capire. Guarda, prendi questo. Puoi Ma sei prendere stato questo palmo fra. bravissimo, io me l'ho reso. Qua frammento di marmo, bello, me lo prendo. Sì, prendi, sono molto utili. Me l'hanno consigliato. Guarda, prendi anche questo. Qua c'è pure. Frammento di quarzita, minimo. Questi sono materiali duri, resistenti. Si può fare, penso, delle armature. Prendi questo Peppe, prendi un secondo questi. E Hai visto Pisa però? Pisa, guarda, sono anche 4-2. Con questo ti puoi fare l'armatura, vince veramente la potenza. Io ho trovato delle bombe! Esplosu salume! Usa lume, prosciutto, che cosa? No, si chiamano Oh, tipo mortadella. esplasalume. Sì, esplasalume si chiamano tipo. Ah, sarà che mortadella è andata a male. Esatto, ma qui c'è un altro marmo. Prendiamolo, Salame è andata male, detto. va. Cosa c'è? Vediamo. Magari c'è qualche oggetto interessante, sai com'è. Eh sì, ma queste cose crescono, porca miseria, non si levano. Prego, prego. Allora. Che Qualche Amonin, va. è, qua tieni premuto? Vabbè, che succede? Andiamo, vieni. Mi dice che ti hai ripremuto una roba qua. Che Vediamo. fa? Ah no, ho aperto sta porta che è Niente. già aperta, niente. Ma qui abbiamo visto delle cose. Qua sono tipo dei funghi, no? Con gli esperimenti, questi funghi sono diventati nella fase 1 così. E nella fase 2 sono diventati questi che conosciamo adesso. Ah, sì, bello. Ah, e poi si trasformano. Quindi sono Ah, tutti attento, dietro, trasformati. dietro. Attenzione a questi qua che esplodono. Dove? Non c'è andare. Sono presente quei cosi tipo con le bolle là. Ah, sì. Quelli esplodono se ci avviciniamo, mi sa. Oppure dopo un po' esplodono, tipo. Gli attempismo hai Voglio fatto. vedere cosa trovo qua. Però c'è un baule, apri. Ah, ci sono dei materiali. Prendi tutto. Tanto io distruggo sti cosi Quartzite, fastidiosi. fra. Qua Scusami, c'è una Peppe. puzza. Voglio un attimo vedere il punto di debolezza di tutti questi insetti qua, no? C'è scritto su. Però intanto bevo l'acqua. Bevi. Vieni, vince, vieni a bere. Ah, vero, possiamo bere. Vieni poi anche la mia Qua c'è un borraccia. Ok, baule. Vuoto. e prendiamo la mia cosa Marmo che. fragile, marmo fragile, marmo fragile. Poi qua cosa c'è? Ti stai fregando tutte le robe. Sì, vince la partita in marmo, sicuramente ci servirà. Cioè, il marmo è un materiale duro. Sì, sicuramente ci possiamo costruire qualcosa potente, vince sicuro. Al Bene. 100%, devi vedere poi tu dell'inventario cosa puoi costruire. Ma aspetta che vado a vedere. C'è un terrario Creazione. di detox, si può prendere? Cosa? Questo si può prendere, no? No, dice ci vuole un alimentatore. Credo dobbiamo inserire qualcosa. Oh cavolo. C'è un po' di Maschera antigas ce escrementi. l'abbiamo ancora, sì. Scioglio, sì. Mamma mia, che bioma, Che porca. horror. Horror. Questo è il fantasy. Questo è il fantasy, altre cose. Fungo, possiamo distruggere un qualcosa di livello 2, vai. Oh, che? Ah, eccolo. Pezzo di fungo posso prendere. Aspetta che lo prendo, un momentino. Lascio questi. Eccolo qui. Non lo possiamo investigare. Oh, ma che è? Oh, c'è la bombola a gas. Ma che. Cos'è? Ah, ecco cosa Cos'è? rilascia il gas. E Cos'è? sta bombola qua. Ah, ma che bombola è? Una È un bomba da. gas. Ah, c'è, guarda, c'è. La buttano già. Ah, forse è quello per. Vedi, c'è lo spruzzatore pure. Ah, è l'insetticida? No, sarà un prodotto che hanno messo loro, vedi? Cioè, ma c'è qualche modo. Ma tipo rilascia quella roba. Cioè, non è che lo stanno azionando. Ma possiamo tipo tappare in qualche modo. No, la rilascia in automatica. Dici? Possiamo tapparlo? Siamo un modo per tapparlo. Intanto ho scoperto qua pezzi di piuma di corvo e non potevo prendere prima, mi ricordo. Attenzione, Iacari, come stai? Sei messo Sì. bene?
Oh, ecco, lascio di livello 2 serve da questi, va a cagare, va. Oh. Attenzione, Peppe. Ammazzò, bastardo, aiuto. Aiuto, 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 aiuto. Questo si può raccogliere, no? Che bio... Oh, oh, crotto bombardiere. Vedete, lo prendo. È buono questo, perché è difficile da uccidere sto qua. Devo rilasciare qualcosa, vabbè, rilascio i funghi, altro. Dove sei? È qui, Peppe, ho preso del coreottero bombardiere. Strano, che è sta roba, sto sasso qua? No, 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 ecco perché c'è quel sasso, ecco perché c'è quel sasso. C'è un ragno lupo. E ragnetti. No, scappa, scappa, che sveglia l'altro, sveglia l'altro, sveglia l'altro. Via quello grosso, sveglia quello grosso. Dove sei? Seguimi, seguimi. Via il ragno lupo. Porca miseriaccia. Scappa. Pericolo. Andiamo, andiamo. Che è, esploso qualcosa? Oddio, una coccinella infetta c'è. Oh, scappa, scappa. Okay. Questo è quel tipo come il boss, mi sa. Vorrei dire cavolate, ma la coccinella infetta mi sembra un po' più forte di quella normale. Hai rotto le cazzo, cagnetto di merda. Oh, mamma mia, che fastidioso. Ok, okay, andiamo qui. Dove sei? Eccomi. Che è questa zona qua? Tutto, tutto pieno di ragni, ma che è? Che schifo. Porco schifo, va. Che bestia animale. Aiuto, aiuto, aiuto. Che merda, che merda. Che schifo. Ok. Hai scoperto ragnetto, hai trovato. Ah, tu l'hai trovato. Minchia, andare in giacchino. Che cazzo c'è dentro? Aia, che è? Ah, eccolo, c'è un altro qui. Porca miseria, che... Ma è bruttissimo, ti giuro che è brutto. Via. Ok. Scappiamo da... Qui sotto ci possiamo provarci a buttare se possiamo. Tanto è una, tanto è una, tanto è una. Va a cagare. Che è successo? Attacco la larva, attacco la larva. Vieni, aiutami. Porca tua, la larva di sto cavolo. La larva di sto cavolo, la ucciderò. La ucciderò. Ma va a cagare, va larva. Hai rotto i coglioni, larva infetta. Un'altra ce n'è. Uso lo squarciare, oh, che mi sa che è meglio per questo, eh. Ah, no, il ragnetto. Ah, niente, non schifo. Vabbè, va. Siamo qua sopra, là ci sono due sassi. L'ho fatti apposta. Risali. Ok. Ci sei? Ottimo. Dai. Oh, via da sto bioma, va. Ma per prendere i denti al latte, ma io sta parte, scusate. Due cose di marmo, sicuramente ti servirà. Che è sta roba? Mentina Ice Cuffs? Sì, questa se la rompi con martello, penso. Aspetta che provo a... Ti lascio una cosa a te, va bene. Poi c'era anche un po' dietro di te. Allora, vediamo sta mentina. Quindi non so se si poteva prendere. Mi sembra che era un oggetto così. Cioè, mi fa anche la faccia tipo non vuole essere colpito. Ma che tipo mentina è? Tipo che c'è una persona, vabbè. Non la prendo lo stesso, va. Scheggia di mentina. Una grande quantità. E così, e così, e così, e così. Ci trovate sempre. Elemente non so cosa facciano. A me c'è scritto che è uno snack e mi punta un'analisi mancante. Quindi dobbiamo andare ad analizzare sta roba. Secondo te cosa farà la mentina, Peppe? La mentina? Secondo me darà un potere saziante più un potere lassativo. Lassativo. Cioè, farà fare tanta... Tanta pupù. Pupù puzzolente, come l'effetto quello della maschera antigas. Oddio. Perché tu considera la mentina lasciata così all'aria aperta, che effetto deve fare? Un mal di stomaco di quelli potenti, come quando ti mangi il latte intero scaduto. Ti credo. Afide del cazzo. E niente, da l'afide. Ormai diventavo esperto a uccidere. È stato poi quella. Sono pronto per il ragno lupo. Sono pronto per il ragno lupo, Peppe. Non armatura, però. Prima ripariamoci la matura. Ma scusa, ma se maschera a gas, no? Cioè, noi possiamo anche togliercela a sto punto, cioè sostituiamo. Esatto, vai sui due quadratini. Oh. Ok, vai. Via lì, vado, come si dà meglio. Ora sì che posso parlare e respirare. Non respirare, cavolo. Ora sì che ti posso rompere le palle. Vieni qua che ti scaglio. No. Sei godo, sei. Allora, vieni.
Allora, analizziamo un po' di cose, pronto? Iniziamo dalla piuma di corvo. Piuma di corvo, da dove è spuntato sto corvo? Raro, eh. Se c'è il marmo lo devi analizzare, ti dice quello che ci vuoi fare. No, il marmo mi sono già analizzato. Allora, nuove ricette. Letto semplice, possiamo crearci un letto. Berretto da cecchino. Balestra del corvo. Piume di corvo. E proiettili puntolosi. Pieni di puzzolini. Che è questa? Nuove ricette decifrabili. Spallacci di formica nera. Perché? Boh. Poi abbiamo qui delle lementine. Ok, analizziamo le mentine. Freccia di mentina. Vabbè. Cioè, le armi con le mentine. Eh sì, Com'è? perché è dura. Ma infatti è vero. Mentina, freccia, freccia. Eccola qui, freccia di mentina. Piume di corvo mi servono qua. E una scheggia. Vabbè, sì, fanno un po' più. Mi sa più male delle frecce normali. Che sono questi proiettili? Qui inseriamo il disco sdoppiatore 3. Che non so cosa faccia se inseriamo un 3. Dove sei? Ok, io sono qua da Borg. Qua. Eccolo. Ciao Borg. L'amico, cos'era? Ti mancavo, via, va. Oddio, anzitutto ho trovato un cippo ausiliario. Ti mancavo. Quanto. Finito il casello. Ficcatillo nel. Ho trovato un altro super chip. Master Smurl, sei davvero pieno di risorse. Sai, pensavo che non ci avessi mai fatta. Passami quel super chip e speriamo bene. 2500. 500. Ok, elaborazione. Il super chip Foschia. Il dottor Tulli provava a decifrare le proprietà interne dei funghi. Il disastro colpì prima che fosse in grado di finire. Mi stanno tornando molti, molti ricordi. Beh, ricordi. Bene, bene, bene. Buone notizie. Parte della ricerca del Cotlite di ingrandimento è stata ripristinata, ma non tutta purtroppo. E alcuni strani frammenti di ricordi di Javamatic significa nulla per te? La macchina del No. caffè. I miei genitori non mi lasciano bere il caffè. La macchinetta del caffè? La macchinetta del caffè, uno sviluppo interessante. Tuttavia non posso dire di amare il gusto del caffè e non ho idea di come possa c'entrare qualcosa. Tuttavia stiamo facendo progressi nel risolvere questo mistero. Non abbiamo ancora finito, ci serve un altro super chip. Il chip appunto. Ah, delle formiche nere, ecco. Sì, è vero. E perché c'è una moto della formica nera? Perché dobbiamo affrontarle mica? No, spero. Ho fatto un altro sogno, possiamo anche dirgli. Ah, dei ricordi frammentari. Mentiamo insieme come gli altri ingredienti di un hamburger. Sono un effetto collaterale comune del processo di rimpicciolimento. I ricordi non le metafore sugli hamburger. Che è semplicemente il modo in cui sono programmato per comprendere il mondo. Mi posso essere d'aiuto? I censori Fanno stavano. tanti chiazzetto, voce, pegate questo, a poi su supership, pegate questo, azzeccate questo, usai tonne per azzeccare questo utente, vero? Vero, voce, ecca, usupership, non può essere in testa, e chi sono Don Fero? Oddio, ah, ci posso dire quello del formicaio rosso. Oddio, povero robot. Ma che è sta foto? Oh, c'è una foto, c'è una foto. Peggiorata, amore in casa, peggiorata. Amore in casa, che si sta che Cotla c'ho è Hansel e sbloccato Gretel. Cotla and Ending. Che scrive? Che è Hansel e Gretel e si picciottende su, così. Non lo Che? so. Hansel e Gretel. Ed è Oddio. sgangolata, forse. Si mangiava tutti i mentine, probabilmente, ed è sgangolato. Oddio, io ho scoperto sto cocktail che non so cosa faccia, però ci sono degli ingredienti segreti, proprio lo so. E possiamo tecnicamente prendere i denti al Non ti vedo più. latte. Che dici? In Non ti vedo più. questa luce blu non mi vedi? Ora mi vedi? Oh! Ma tu scappa veloce. Che cazzo è Che è sto? sta roba? Che è sta roba? Come la prendere? Denti al latte, vedi sul terminale LSA dei denti al latte. Eccolo qui, denti al latte. Peppe, tu. Io posso aumentare la mia salute, posso aumentare la mia resistenza. Il mio consumo fa me sete, guarire. O massimo mutazione attiva però contro i denti al latte. Che facciamo? Cosa vuoi fare? Posso aumentarmi la salute. Il consumo di fa me sete diminuisce. Cioè, nel senso che non ho bisogno di meno di Sto morendo di mangiare. sete, scusa un attimo. Eh? Devo bere, la borraccia, ce la devo. O io mi aumento la salute. E che mo che succede? Aumenta la salute, resistenza. Parlo, usalo anche tu, dovresti poter usarle, mi sa, anche tu. E ce l'ho. Fatto la vita, che è più buona, La vita, quindi. pure io, va. Ah, perfetto. Il mega dente al latte invece puoi usarlo tipo per risparmio, poi tenere più cose, tipo nel tuo inventario. No, mega dente al latte che sarebbe? Vediamo. Io Niente. sto
Guarda, questo è 4. Oh ragazzi, ma mi è dato di un terzo la salute? No, di un quarto. Sì, che c'è tipo una tacchetta. Forte. E poi prepararci per la prossima missione, che sarà le formiche nere. Chissà che ci saranno, molla. Boh. Sarà molto curioso. Formiche nere. Secondo te le formiche nere sono più forti o meno forti delle formiche rosse? Penso siano meno forti, perché le formiche rosse sono più forti. Formica. Perché? Formiche è una cazzo. Che è? Oh, attento. Madonna, tanto aiuto, mi sento. Scappa, scappa, cazzo. Scappa, 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 scappa. Aiuto, cazzo, puttana leva. Puttana leva, cazzo. Mi ha ammazzato questa prenda di merda. Gente marmo, cazzo. Vabbè, falla scappare. Mica bestia di malava. Oddio, ti ho sentito urlare. Sì, 14 secondi, cazzo. 14. Aiuto. 12. Someone help me. Qualcuno mi aiuti. Vai, eccomi. Porca miseria, ma così a caso? Ma possiamo affrontarla sta roba? No, 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 dai. Sto prendendo direi al latte di qua, che ci vuole molto di livello 2 a prenderli. Che ragnaccio. Eh già. Ruggine martello di livello 3. Va bene. Che ci serve la ruggine? Non lo so. Vieni, sa di qua. Forse per infettare qualcosa. Anche il ritorno, ragazzi, non è che era molto semplice, eh. Il ritorno era... Cavolo, abbiamo vinto e ho ucciso anche un ragno junior, finalmente. Un ragno junior. L'ha ucciso pure a me, però pazienza, ragazzi. Migliorerò con il tempo. Ringrazio i miei genitori per questi occhiali del cazzo che mi hanno comprato. Che mi fanno la faccia da perdente. Sono Pete, non ci posso fare niente. Per questo mi chiamo Pete, ho paura. Perché io con questo occhiale ho insicurezza di me stesso. Quindi, ora mi trovo in questa situazione di merda a combattere contro i ragni e le formiche. Che dovrò fare anche la formica nera. E a mangiare insetti che mangiano la pupù per poter sopravvivere. Grazie papà, grazie. E le formiche nere? E le formiche nere che mi vogliono mangiare. Tra poco, perché dovrò. Io vi saluto a tutti. Ciao a tutti, sono Pete, sto migliorando, sono il migliore, sì lo so, lo dico ogni giorno per cercare di essere più convinto. E ciao a tutti!